Ma io riconosco dietro questa telecamera, riconosco il professor Parisi. Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati, come sempre naturalmente spero di trovarvi in ottima salute, sentite la solita cantilena, mi raccomando interessati, solito quaderno, saluto le signore che ogni tanto mi fermano per strada, mi fanno i complimenti, qualcuno mi critica anche, quindi un saluto veramente a tutti. Non so se avete visto il filmato che è venuto un po' prima che scorso sul teleschermo, di pochissimi secondi, e chi segue questa trasmissione certamente avrà riconosciuto un personaggio che naturalmente oggi avremo il piacere di avere qui, che è appunto Andrea Auxilia. Professore, ciao Andrea. A tutti. Allora, brevissima presentazione. Andrea, capitano per 7 anni se non erro. Tenente per 7 anni. Tenente, ecco, mi raccomando, eh. Tenente, con la E chiusa, con la A, tenente o tenente? Allora, se è detto alla rivale, tenente, se è detto alla italiana, tenente. Tenente, ecco, vedete, ecco, tenente all'italiana. È stato 7 anni qua, sei innamorato del dialetto di Giacomo Floriani e addirittura ha composto la Mebusa che ha recitato in occasione dei saluti, no? Certo. Quando il nostro caro... Dedicata ai sindaci di Riva e di Arco. E si è trasferito in quel di Trento. Esattamente. Ma il bello che poi con questa poesia hai partecipato ad un concorso. Dopo la trasmissione con voi, dove avete insistito in maniera quasi vergognosa nei miei confronti perché dovevo per forza partecipare a qualche concorso, mi avete convinto e ho partecipato a un concorso nazionale e si è qualificata tra le finaliste in questo concorso nazionale e vincendo peraltro un premio con dei testi, insomma è stata particolarmente apprezzata. Noi raccontavamo delle falsità. No, quindi, no, assolutamente. Quindi no. Avevamo apprezzato. Bisogna dire però che quella poesia è stata originariamente donata al sindaco di Rive di Arco, quindi ai cittadini di Rive di Arco, quindi generalmente dell'Alto Garda, senza che avesse mai partecipato a nessun concorso, perché è nata ed è stata destinata ai miei concittadini per loro. Poi, visto che Telegarda ha portato bene, ho detto ma sì, perché no, partecipiamo a questo concorso. Al concorso Nicolis di Verona, concorso nazionale, e abbiamo avuto qualche buon riscontro. Ecco. Qualche buon riscontro. Detto questo, allora, però adesso aggiungiamo un altro particolare, che Andrea Auxilia, cosa ha fatto, dice, partecipo ad un altro concorso, però questa volta in lingua italiana. In italiano, sì. Allora diciamo che il concorso è il Grappolo d'Oro, esatto, di Bartolino, concorso nazionale. Esattamente. Sabato scorso, qualche tempo fa, c'è stata la premiazione e adesso naturalmente avrete la possibilità di vedere qualche immagine della premiazione e raccontaci cosa è successo, con cosa hai partecipato e hai vinto anche qui. Ho vinto con una poesia dedicata al lago di Garda, specificatamente dedicata a Porto San Nicolò, di Riva del Garda. Ed è, secondo me, se posso permettermi, generalmente i poeti non dovrebbero mai autoincensarsi perché non sta bene, però io voglio farlo stasera con voi, siamo tra amici, mi permetto di farlo, è secondo me la più bella poesia che io ho scritto. Io generalmente scrivo in cimbro dei 13 comuni veronesi, generalmente scrivo, talvolta scrivo in dialetto trentino, rivano, mi permetto di dire che è rivano, questa volta ho scritto in italiano ed è probabilmente la più bella poesia che io abbia scritto perché c'è uno studio lessicale, c'è uno studio metrico particolare, tanto che ha vinto questo importantissimo riconoscimento. Ecco, sì. Perché come abbiamo detto nelle precedenti puntate quando avevamo ospite Andrea, lui è un conoscitore, uno studioso della lingua cimbra, della minoritaria cimbra, e avevamo avuto modo anche di sentire qualche verso, con naturalmente la traduzione, perché per noi è un po', non dico ostrogoto, ma insomma... Professore, posso dire una cosa? Ma stasera, il docente, stasera... Ecco, allora svegliamo... Io sono... Perché questa sera l'arma dei carabinieri è si sente a casa, insomma. Ecco, svegliamo, svegliamo dove siamo, svegliamo. Ma i nostri amici hanno già capito, perché hanno visto... Ma... La location è nota. Sì, perché siamo stati qua. A dire la verità, siamo stati anche sull'esterno, con le
le barche, il porticciolo caratteristico, un bel sole, il tintinnio, bravo, il tintinnio, un bel vento che c'ha un po' nella prima puntata rovinato un po' l'audio, però siamo, allora, vediamo, siamo a Castelletto di Brenzone, ospite di Livio Parisi al suo ristorante. Nel tempio della cultura gardesana trentino-veronese. Ecco perché Livio, sono proprio a casa mia. Livio sa coniugare appunto perfettamente la cucina con la cultura. Livio, che lo ricordo, adesso lo avremo qua perché è indaffarato adesso con la signora nelle sue cose. Livio, appassionato di dialetto, amante di Giacomo Floriani, tanto che è riuscito, lo ricordo, a far intitolare l'Istituto Tecnico di Riva a Giacomo Floriani, presidente della neonata Associazione Giacomo Floriani, che sta facendo cose eccezionali, speriamo di veramente di portarle a termine, per il 28 aprile prossimo, anniversario di 50 anni della morte. Quindi Livio Parisi, che naturalmente adesso dobbiamo presentarlo. Anche perché vorrei che lui leggesse almeno la prima strofa della tua poesia, La Medusa. Io sono lusingato da questa scelta editoriale. Ecco, ritorno su quello che ha detto, che tutte le poesie premiate in dialetto, in lingua italiana, prendono spunto dal Lago di Garda. Sì, certamente, è un motore immobile, così come si dice. Quindi pensate come è stato colpito da questa esperienza. Assolutamente. Settennale, Alto Gardesana, di Riva del Garda. Assolutamente. E quindi adesso spero che arrivi Livio, ma mi sembra che sta arrivando. Ed ecco che arriva anche l'amico Livio. Ciao Livio, ben ritrovato. Cavaliere, carissimo. Grande. Ecco, appena declamato alcuni versi, perché nel suo ristorante usa declamare i versi di Floriani per rendere ancora più bella la serata ai tuoi ospiti. Anche a volte tedeschi, che sanno apprezzare anche il dialetto, anche perché tu poi sai anche tradurre appunto agli ospiti. Allora Livio, siccome abbiamo citato questa La Medusa, che si rifà un po' ai temi trattati da Giacomo Floriani, vorrei che tu mi leggessi questa prima strofa, che i nostri amici conoscono già perché l'abbiamo già presentata tempo fa, ma La Medusa di... Mai letta da un rivano. Mai letta da un rivano, allora, con le occhi chiuse. Perfetto. Due cose come premessa, se mi consentite. Primo, invidio questi signori qua perché io non sono un poeta, sono un semplice lettore. Ho tentato più volte nella vita di scrivere un verso, non ci sono mai riuscito. Spero di poter leggere bene. Dopo La Medusa tocca il mio cuore profondo, perché mi sento un appartenente assoluto a questa terra meravigliosa, e quindi tento di... Ma ci vogliono i poeti, ma anche i cultori dei poeti, perché sennò... Guarda, il primo verso che riuscirò a scrivere lo farò pubblicare a carattere cubitale. E Telegarda sarà sempre pronta a pubblicizzarlo. Prego. Sciap de querti, che me verde solandri, vorrei tenirve con mi fore for, podesse per manieria. Tasteria sta terra embrumata de ciel, e impastà con un gozzar de ora sidiosa, do copi bruni ben coti, ad asa d'olif de narzent marzolin. Ecco, grazie. Sembra un piatto del... No, ma c'è un verso che è Floriani, quando dici... Sì. Embrumada de ciel e impastà con engozzat de ora. C'è un po' di Floriani. Sì, assolutamente. Soprattutto l'impastà, che l'ha usato diverse volte. Impastà. Bellissimo. E poi c'è il marzolino, che è un termine tipicamente di Floriani, che ho mutuato da Floriani, lo dico, sono pronto a essere denunciato per questo, che è bellissimo perché c'è un suono come quello del cucù. Ecco, il cucù compare. Non manca mai. Esatto, le nostre puntate ormai... Esatto. È proprio un termine bellissimo, sì. Quasi onomatopeico, insomma, bellissimo, bellissimo. Grazie, professor Parisi, per questa lettura che apre il cuore e la mente. Grazie Livio. Ecco, voglio farvi notare che qui abbiamo questo libro che Andrea diceva che aveva ricevuto. Sì, ho ricevuto. Tu hai ricevuto due libri. Due libri meravigliosi che io, tra l'altro, la scorsa volta l'ho fatto presente anche. Due libri contemporaneamente li ho ricevuti dall'ex sindaco di Riva del Garda, grande signore Claudio Molinari, che quando vinsi un premio di poesia in Cimbro per una poesia dedicata a Riva del Garda, volle chiamarmi in comune e mi regalò due testi.
il primo i cinque canzonieri di Floriani, raccontandomi peraltro la storia di Floriani eccetera, e poi non poteva mancare, parole del sindaco, il libro del mio amico Livio, perché Livio è il nostro poeta. Lui dice di non essere poeta, però mi è stato presentato come un poeta, perché il poeta è il vero poeta della cultura del Garda, eccolo qua. E infatti qui su questo testo bellissimo c'è la cultura culinaria e la cultura storica della, della poesia della, di Floriani, quindi del nostro sì, perché accanto alle ricette ci sono i versi di Floriani, certo. Scelti non a caso, ma scelti proprio in modo... Certamente. E vorrei aggiungere che questo libro, che è nato, mi ha dato grandi soddisfazioni, è nato per il mio amore della, della Busa, della terra natale. Infatti è dedicato alla mia terra natia. E poi anche citare una premessa che ho fatto, che esula un po' dal poeta Floriani, ma rappresenta un senso della vita profondo, quando dice: «Magno, bevo, sbisego e me la godo, e lascio del mondo, il vale a suo modo». Questa è la filosofia. È la filosofia più straordinaria che possa esserci al mondo. Ecco, ma... Ritorniamo adesso allora, Andrea, a, a questa poesia in italiano. Sì. Intanto voglio approfittare per dire che quando c'è stata la premiazione a Bardolino, appunto, dei vari concorrenti, sono stati premiati anche alcuni poeti dialettali trentini. Sì. Voi adesso vedrete sul teleschermo la foto e ve li voglio ricordare. Allora, partendo da sinistra abbiamo Sergio Balestra, che se non erro è di Sant'Orsola, Fabrizio da Trieste, ormai trentino di adozione, Francesca Croci, se non ero, di Predazzo, Lilia Slomp Ferrari è di Trento, Ravina, di Ravina per l'esattezza, e Andrea Auxilia, che abbiamo qua, che ormai certo. È rivano. Ecco, diciamo le tue origini, veronese. Veronese di nascita, ma folgaretano. Folgaretano, quindi cimbro. Di battesimo e quindi cimbro anche di origine, certamente. Ecco. Allora, cosa ci dici di questa poesia in italiano? Vuoi commentarsela un attimo? Io ve la commento inizialmente. È una poesia che ha una struttura ferma di endecasillabi, quindi di 11 sillabe per ogni verso, creata in 5 stanze, con chiosa, posso entrare un po' nello specifico, con chiosa voluta endecasillabo sdrucciolo, e, con una struttura di rime incatenate irregolari che ha avuto appunto una bella giustificazione di critica, diciamo così. È stata apprezzata da una giuria molto competente. Da una giuria molto perché non competente. È un premio, perché ripeto, un concorso nazionale, io ho visto, ho avuto modo di... E poi una cerimonia di premiazione che veramente... Tra l'altro coincideva con la festa dell'uva, del vino, del Bardolino. Quindi il perfetto tema gardesano, insomma, esatto. Il perfetto tema gardesano. Vi sono di all'interno un richiamo dantistico, perché c'è un passaggio, magari poi possiamo anche dirlo, che richiama il De Vulgari Eloquentia, voluto. Ci sono degli spunti che vanno a cogliere quello che è l'elemento culturale altissimo del Lago di Garda con l'elemento più normale della realtà quotidiana del Lago di Garda, tanto che nasce a Porto San Nicolò, che secondo me è lo scorcio più bello a cui sono affezionato maggiormente rispetto ad altri scorci di Riva del Garda, e secondo me per l'appunto, e richiama un po' anche, Livio, ti chiamo in causa, richiama anche il Porto San Nicolò, quella tranquillità, quel tintinnio, quella tranquillità, mi richiama anche il porticciolo che c'è qui davanti. Il Castelletto di Brenzone, che abbiamo filmato nelle precedenti puntate. Quieto, tranquillissimo adesso, come può essere invece tintinnante in giornate di ora fastidiosa. Certo, e quindi questo tintinnio di questi... Ecco, e il contrasto fra, giustamente dicevi, fra gli alberi barche, gli alberi maestri delle barche e magari il riscontro posteriore con gli alberi della Rocchetta, ecco, che si sta... Una poesia così, quanto l'hai dovuta preparare? Di solito una poesia così nasce dal cuore, perché c'è anche una grossa parte di cuore, di amore all'interno, per Riva e per
una parte della mia anima che lì è presente. E quindi è scritta di getto. E quindi diciamo, è scritta però, di getto. Nasce scritta di getto, sicuramente si mossa da grandi pulsioni, da grandi però passioni. Parli di decasillabi, parli di storia. Però poi c'è, poi c'è stato uno studio un necessario di metrica, di Cesello, necessario, anche particolarmente difficile, che c'è stato. Sì, ecco. Certamente sì. Tanto per concludere, Andrea, prossimi possiamo dire che c'è qualche concorso, qualche altra... No, io con adesso ho dato, proprio... adesso questa, vi dono quest'ultima opera. Per no, adesso speravo che con qualche altro concorso potevamo venirti ancora a rompere le scatole. Inventerò qualcos'altro. Perché adesso a Trento ha degli impegni molto gravosi, quindi non vogliamo più... Ma comunque, allora, inventerò per adesso... qualcos'altro a quattro mani col professor Livio, non si sa mai. Bene, allora adesso andiamo a parlare con Livio. Allora, Livio, dimmi tutto. Questa associazione, allora, qui... abbiamo messo in campo diverse cose, no? Abbiamo visto l'intitolazione della strada, lo spostamento difficile delle ceneri, delle ossa ceneri a Calvola di Floriani e della moglie, il libro che sto cercando di mettere assieme, poi questa entrata nelle scuole primarie, scuole secondarie, anche queste impegnative, e poi questa manifestazione che voleva fare il 28 aprile a Rifugio San Pietro. Che dici, stiamo facendo bene secondo te l'associazione di cui sei il presidente? Che dici? Direi che i miei vicepresidenti, no, esagero adesso, no, stiamo lavorando molto bene, perché sono le cose che io ho sognato da sempre. Ad esempio l'intitolazione della strada, se riusciamo ad ottenerla, e sono sicuro di sì, sarà per me uno dei regali più belli che la vita mi ha donato, assolutamente, perché l'ho detto più volte, ma lo ripeto ancora in due secondi, per me Floriani ha inciso nel mio cuore quando ero bambino così, insomma, ecco. Quindi mi è rimasta impressa di lui la pipa, lo zaino, il Prozac, dai che zaino, il Prozac, e gli zaini sono di adesso, il Prozac era della volta, il Prozac eccetera eccetera, per cui... è stato veramente Floriani il cantore assoluto della nostra realtà, della nostra cultura locale, e quindi merita il massimo dei massimi. Per me il 28 aprile del prossimo anno sarà forse il giorno che ricorderò per l'eternità, perché la vita mi ha regalato una possibilità enorme che ho sognato da sempre, da bambino, insomma. Ecco, per quindi cui, allora siamo fiduciosi. Fiduciosi possiamo. Assolutamente. Io devo ringraziare anche i miei collaboratori che stanno facendo il massimo dei massimi, e anche stasera abbiamo costruito passo dopo passo qualcosa di nuovo e di eclatante per la nostra comunità. Perché, e concludo, perché il valorizzare Floriani in tutti i suoi aspetti è il riconoscere le nostre radici alto verdesane, le raiz davvero vere e proprie, e quindi portare avanti una cultura millenaria che i nostri avi ci hanno dato. Quindi stiamo facendo un lavoro difficile, enormemente difficile, con questa cultura che spacca tutto, ma noi portiamo avanti una cultura veramente profonda, che è quella del cuore e del nostro animo, insomma. Sentite che Livio, sì, quando entra proprio concetti molto che colpiscono il cuore, tu insisti sempre su questo aspetto. Sì, certamente. Naturalmente, sentite, vogliamo fare tante cose, però abbiamo bisogno di aiuto, chiaramente aiuto economico, stiamo facendo domande a destra e a sinistra, spero veramente che gli enti, innanzitutto amministrazioni locali, poi qualche ente tipo le Cassa Rurale, Banca e Compagnia Bella, qualche magari imprenditore, ci dia una mano per portare a termine questo programma che è veramente corposo, assai impegnativo. A questo punto stiamo finendo. Io prima di finire voglio intanto donare ad Andrea Oxin e Livio Parisi l'ultimo libro del Mario Matteotti, Ve la conto mi, è il secondo libro dopo Nata l'ombra del castello, in dialetto archese, e mi raccomando, Arches. Questo è Arches, perché Mario Matteotti dice sempre, se marchesi. Bene, e adesso concludiamo invece con un'altra cosa, cioè facciamo una piccola premiazione, Livio.
cioè premiamo il nostro Andrea, poi diciamo è stato a Bardolino, ma vogliamo dare anche noi il nostro modesto premio. Ma io l'ho già vinto il premio. Posto, qual è il premio che hai vinto? Ho vinto una targa, come ho capito, ma Telegarda non può mancare da parte sua, e allora ci siamo permessi, ecco qua. Sono senza parole. Una coppetta, sì, ecco, l'etichetta, vedi, sì, che bellissimo. Naturalmente è una coppetta, non grazie. La coppetta del nonno. Grazie, sono una molto coppetta. Felice di questo, vi ringrazio molto, ecco, per questo. Quando vai a casa la metti lì vicino alla porta. La metto in studio, in ufficio. In ufficio, Telegarda, quindi. Telegarda, grazie, sono molto felice di questo, vi ringrazio per questa attestazione. E sono felice anche perché, voglio dire, grazie a voi è stato veicolato nel mondo, perché internet, Telegarda è vista anche in internet, da Toronto. A Vancouver, a Melbourne, sì, certo. A Bergamo anche. Ovunque è vista, e quindi avete veicolato anche nel mondo il cimbro, la parlata dialettale, il Garda del Trentino e Veronese anche, quindi grazie a voi per questa attestazione che mi... tributate oggi, grazie. Allora, grazie di nuovo Andrea. Grazie professore, grazie per questa bella grazie serata. Grazie Livio. Grazie. Ecco, però non abbiamo grazie. Ancora Calma finito. Grazie. Perché adesso il nostro Andrea però chiude la trasmissione recitando la poesia con la quale ha vinto il premio a Bardolino al Grappolo d'Oro. In cinque stanze il Garda. Porto San Nicolò di Riva del Garda. Tintinio d'argento, alberi maestri che stampati su cortecce a milioni sono sventagliati con costanza antica dai carmina dell'ora nostra agli estri. E l'aria, dolce canto di fatica. Calma rassegnazione, senza vento, per l'impossibile ritorno a casa, come alpinista al bivacco montano trovasi di sera nel suo tormento. E l'aria, dolce canto mio lontano. Profumi bianco bucato, baleni illustrano il crepuscolo di cirri, lievi come quelle carene oliate d'acqua tiepida a suonare gong pieni. E l'aria, dolce canto a voci alate. Ma vedi, io del Garda non son poeta, scrivendo immagini più che poesie, come pantera odorosa che vaga miro a te, ad una rima che ti seta. È l'aria, dolce canto che mi indaga. E ti amo, come un nuovo porto si ama, cui s'approda giungendo d'acque grevi, su di un endecasillabo di lago, che spettegola di noi e ci reclama. È l'aria, dolce canto di naufrago.